Ben ritrovati a tutti sulla Voce di Novara. Cominciamo la nostra nuova settimana in questo spazio di ore 13 e lo facciamo addentrandoci in uno dei temi che in questo fine settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle ha davvero riempito di sé il dibattito, spesso anche disordinato e convulso, quello che si svolge normalmente sui social. Parliamo della lettera che Don Giorgio Borroni, presidente e responsabile della Caritas diocesana di Novara, ha diffuso, che è stato immediatamente rilanciato dal nostro giornale, ma ovviamente un po' dappertutto, a proposito dell'approvazione, dell'entrata in vigore del cosiddetto decreto sicurezza, provvedimento fortemente voluto dal ministro degli Interni Matteo Salvini, che ha un'immediata, serie di conseguenze sul fronte che probabilmente non a caso è quello che sta più a cuore allo stesso ministro degli interni, cioè il fronte dell'immigrazione. Don Giorgio scrive una lettera molto coraggiosa, molto diretta e senza troppi giri di parole, con la quale sostiene che, parlando soprattutto alla comunità dei credenti, cioè al mondo dentro cui la Caritas è fortemente insediata e getta le sue radici, la comunità cristiana, Don Giorgio sostanzialmente dice: quel decreto e il Vangelo non possono stare insieme. C'è un accanimento in questo provvedimento legislativo che ha immediate conseguenze sulla vita di molte persone che stanno attualmente dentro i centri di accoglienza, nella condizione di persone protette dalla cosiddetta protezione umanitaria, qualcosa che il decreto con un tratto di penna cancella, ributtando tutte queste persone dentro il grande calderone, diciamo così, della clandestinità o comunque della irregolarità. Questo è il paradosso, anche a mio parere, di questo provvedimento di legge che, muovendo almeno nelle intenzioni dichiarate, con l'idea di creare maggiore sicurezza e maggiore legalità, di fatto crea maggiore illegalità e maggiore insicurezza, perché getta sulla strada decine di persone che molto facilmente, soprattutto in alcune parti del paese, potrebbero finire nelle mani della criminalità organizzata, come manovalanza a basso prezzo, trovandosi improvvisamente senza un tetto, senza una prospettiva di vita e con scarsissime possibilità di integrazione. La lettera di Don Giorgio, che il nostro giornale ha rilanciato in maniera piuttosto decisa nel fine settimana, ha suscitato tutta una serie di reazioni, anche piuttosto scomposte, anche molto brutte. Lo abbiamo visto sui social, anche sulla pagina Facebook del nostro giornale. E allora, senza in questo momento addentrarci nei dettagli della lettera, cosa che abbiamo fatto nell'articolo che l'ha presentata, vogliamo qui, in questo spazio di oggi, dire alto e forte che noi, che io, il direttore di questo giornale, sta con Don Giorgio Borroni, che questo è il nostro modo, il suo modo, è lo stesso nostro modo di leggere questo decreto, di leggere questo atteggiamento rispetto al tema dell'immigrazione. Lo diciamo senza timore di essere catalogati tra quelli che si schierano, perché qua si tratta di schierarsi dalla parte dell'umanità e non tanto di una parte politica o di un'altra parte politica, men che meno di un partito o di un altro partito. Qui c'è da una parte l'umanità, un modo di guardare le cose che tiene al centro la necessità di restare umani, e dall'altra parte un modo diverso, un modo che per fini di tipo politico, anche istituzionale, ma non bada più agli aspetti che hanno più che a fare strettamente con la vita degli uomini e delle donne che sono coinvolte in questa vera e propria tragedia umanitaria, o almeno in quello che rischia di diventare una tragedia umanitaria che coinvolge decine e decine di persone. Noi stiamo con Don Giorgio Borroni e lo diciamo alto e forte perché, e pensiamo che questa sia una posizione da condividere da parte di molti, perché, come diceva un tempo Martin Luther King, non temo tanto le parole dei violenti quanto il silenzio degli onesti, ed è tempo che gli onesti non tacciano più. Ci rivediamo domani alla stessa ora sulla Voce di Novara.